Ciao a tutti, bentornati o benvenuti in un nuovo video. C'è una cosa sull'obiettivo. Oggi, come vedete, sono in versione fan mood. Sorpasserete questa mia maglia oggi, ma avevo proprio voglia di mettermela. Non lo so, la vedevo bene con il contesto. Vedete, rossetto abbinato a rossetto, cioè perfetto. E parlando di rossetto, visto che me lo chiederete, oggi ho messo questa tinta di We Makeup colore 40, che è molto molto estivo. Detto ciò, possiamo passare al video di oggi. Oggi parliamo di trucchetti. Sapete che adoro girare questo tipo di video, trucchetti di beauty, sulle applicazioni, sui vari social. E oggi parliamo di nuovo di Instagram. Se vi siete persi gli altri invece, mi sembra su Snapchat, altri su Instagram e quelli beauty, ve li lascio linkati nella scheda info, così potete andarvi a fare una bella cultura. Oggi per voi ho trovato questi 10 trucchetti che personalmente sono stati delle scoperte anche per me. Moltissimi di questi io fino a, penso, 2-3 mesi fa non li conoscevo assolutamente, e quindi spero di poter aiutare anche voi in questo, anche perché sapete che Instagram è uno dei miei social preferiti in assoluto, se non il mio preferito dopo YouTube, logicamente. Infatti, se ancora non mi seguite, mi raccomando, andatemi a seguire, vi lascio il nick da qualche parte. E visto che ci siamo, ricordatevi anche di attivare la campanellina delle notifiche, perché, come vi sto spiegando, YouTube ha qualche problemino nel segnalare la fuoriuscita di nuovi video, e quindi se vi fa piacere attivate la campanellina. Detto ciò, iniziamo con il primo trucchetto, che mi è stato molto utile perché soprattutto io, che comunque ho l'account da un bel po' di anni, c'erano delle foto davvero imbarazzanti, però allo stesso tempo non volevo cancellarle perché comunque erano ricordi, ti portano alla mente belle cose, no? E quindi fortunatamente da qualche tempo Instagram ha la funzione di archiviazione foto, quindi qualsiasi foto che voi volete tenere ma non volete eliminare, potete tranquillamente farlo in questo modo, sarete solo voi a poterle vedere, però non ci saranno più sul vostro profilo, almeno sarà più pulito, sarà più recente nel mio caso. Secondo trucchetto è un trucchetto per quanto riguarda le Instagram stories, ce ne saranno tantissimi, ve lo dico perché io sono super appassionata, mi piace tantissimo star là, perderci un po' di tempo, farli carini. Infatti questo primo trucchetto è l'effetto degradé, può essere messo a un testo, una foto, uno sfondo pieno, davvero potete farci qualsiasi cosa ed è semplicissimo. Vi basterà andare nella sezione Instagram stories, aprire una foto, fare una foto o quello che volete, andate a selezionare un emoji, in questo caso io prendo questo cuore viola, e allargando l'immagine, come vedete alla fine vi sfoga e vi fa questo effetto degradé che è magnifico, soprattutto in alcuni casi è proprio top. Terzo trucchetto, il testo arcobaleno. Per riuscire a trovare qualcuno che spiegasse come fare questa cosa sono dovuta ricorrere a Daniela Miscrimicrimi, a cui mando un mega bacio, davvero è una delle persone che più stimo qua su YouTube. Infatti ringraziamola tutti per questo fantastico trucchetto. Vi spiego, o meglio cercherò di spiegarvi come si fa, però lo vedrete e sarà magari un po' più semplice. Anche qui foto, sfondo, qualsiasi cosa dove vogliate scrivere, scrivete un testo, può essere corto o lungo a vostro piacimento. Dovrete selezionare tutto il testo che avete scritto, tenere premuto con un dito la scritta e con l'altro dito scorrere sulla barra dei colori in basso. All'inizio sarà un po' traumatico farlo, però poi vi posso assicurare che è fighissimo. E la cosa bella è che potete farlo sia arcobalenato, sia tutti i toni viola, tutti i toni rosa, tutti i toni gialli, ed è sicuramente uno dei miei effetti preferiti. Continuando con le stories, questa è una cosa che mi ha salvato, perché io ero una di quelle persone che prima di sapere questa cosa andavo a colorare tutto lo sfondo o con un emoji, oppure stavo lì le ore col dito a colorare tutto quanto, finché poi un giorno la mia amica Queen Bee, salutiamo anche lei, mi ha dato questa chicca e da lì mi ha svoltato completamente la vita. E si tratta appunto di colorare lo schermo pieno semplicemente con un tocco, in tutti i sensi. Quindi quello che dovete fare è semplicemente, anche qua, scattare la vostra foto, la vostra immagine, eccetera, selezionare uno dei vari pennelli. In questo caso l'effetto funziona col pennello grande e col pennello quello semitrasparente. Selezionate il vostro colore, tenete premuto sullo schermo per circa 3 secondi e ve lo colora appieno. Poi da lì potete aggiungere scritte, cancellare, aggiungere cose, una svolta. Questo è un altro trucchetto che ci servirà nelle stories, perché anche qui io mi chiedevo, ma come mai
ci sono soltanto i classici colori da poter scegliere, quelli primari, secondari, eccetera, ma non ci sono le sfumature. E poi ho scoperto questo: se tenete premuto su un determinato colore nella barra, vi escono fuori tutte le sue gradazioni. Potete scurire, fare più chiaro, e questo vale sia sul testo che andate a scrivere, sia sul pennarellino che potete utilizzare con le dita. Altra cosa super interessante che riguarda sempre questo argomento colorazioni: se magari vi fate una foto, a me capita molto spesso con il beauty, perché faccio una foto a un ombretto, a una tinta labbra, e voglio riportare lo stesso colore nella scritta, ad esempio scrivendo il nome del prodotto. Con il contagocce vado sopra il colore dell'ombretto, dal prodotto da cui voglio prendere il colore, selezionarlo, poi andate a scrivere con lo stesso identico colore. Questa è una cosa fighissima, vi vengono delle stories bellissime, super professionali, e voi avete usato una semplicissima mossa. Altro trucchetto per le stories, e questo però riguarda il fattore incremento. Ultimamente Instagram sta avendo un sacco di problemi con il nuovo algoritmo, con le nuove impostazioni, stanno facendo un po' di casini. Io che ci sto nell'ambiente posso assicurarvelo. Comunque, sperando che questo periodo passi presto, vi do qualche chicca per poter incrementare il vostro insight, quindi tutte le vostre impressions, che non mi viene il termine in italiano, diciamo raggiungere degli obiettivi, mettiamolo in questo modo. Una delle cose che aiuta è aggiungere gli hashtag, questo nelle foto già lo sappiamo, ma anche nelle stories è super importante, perché vi permette di farvi conoscere. Ad esempio, se parlate dell'argomento cibo, mettete hashtag inerenti al cibo, beauty stessa cosa, un film, non lo so, qualsiasi cosa vi permette di entrare in contatto con persone che apprezzano la stessa tipologia di stories, foto che in questo momento state condividendo. Però mi rendo conto che aggiungere gli hashtag non è sempre una cosa molto carina, e quindi uno dei metodi per metterli ma senza farli vedere è poi nasconderli. Quindi il mio consiglio è quello di aggiungere gli hashtag e poi coprirlo con un emoji, con una gif, con qualsiasi cosa, perché ormai Instagram ha aggiunto tante funzioni. Però in questo modo voi avrete gli hashtag, quindi faranno il loro effetto senza che però rovinino la foto, l'atmosfera della stories. Altro trucchetto, e questa cosa mi capita molto 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 spesso, soprattutto ultimamente che mi sono appassionata a un certo feed di profili Instagram, un certo tipo di foto, e quindi mi capita di seguire molte persone che però sostanzialmente non conosco, non mi interessano i discorsi che fanno nelle stories, però mi interessa vedere i loro profili. Quindi cosa faccio? Per evitare di guardare le loro stories, tenete premuto sul cerchietto e vi si apriranno queste opzioni, e voi cliccate su disattiva. Semplicissimo e super efficace. Altro trucchettino, siamo quasi agli sgoccioli, quasi alla fine, e vi ho già rivelato tantissime chicche, è come cancellare la cronologia. Molto spesso mi capita di cercare magari qualcuno, poi non voglio farlo vedere a qualcun altro. Quindi molto semplicemente, se volete fare questo tipo di giochetto, andate sul vostro profilo, cliccate sulla rotellina a destra, scorrete nella sezione account e vedrete che c'è cronologia delle ricerche. Cliccate e poi vi si apre una finestra con scritto cancella la cronologia delle ricerche, e voi ci cliccate. Molto 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 semplice. Sempre nella stessa sezione potete anche vedere, questa è un'altra cosa in più, i post a cui avete messo mi piace, che è molto utile, perché a volte magari io mi voglio salvare qualcosa, mi voglio ricordare di un abbinamento outfit, di una ricettina eccetera. Ormai ok, si possono anche salvare video, foto, questo lo sappiamo, ma mettendoci mi piace magari poi andate a ritrovare qualcosa che vi eravate persi nel corso del tempo, ed è utile. Penultimo trucchetto riguarda anche questo un piccolo svicolamento che possiamo attivare per contrastare il nuovo algoritmo di Instagram. Visto che una delle cose che fa crescere di più il profilo e che fa arrivare gente sono gli instat, che appunto sarebbero i dati che voi andate a fare mensilmente, giornalmente eccetera, una delle cose che Instagram riconosce come possibile problema ho scoperto essere i commenti con meno di 5 parole. Quindi tutti quei commenti composti da una parola, un emoji, frasi cortissime come sei bellissima, sei fantastica, adesso mi escono solo complimenti. Comunque tutte queste parole corte, brevi, concise, Instagram tende a riconoscerle come fake, tra virgolette, come se voi stesse utilizzando dei bot, che per chi non sapesse cosa sono diverse funzioni che molte volte, se non sempre, sono a pagamento, derivano dalle applicazioni che vendono follower in più, commenti in più, eccetera
eccetera eccetera. Quindi logicamente Instagram, per tentare di contrastare queste persone che comunque vanno contro le leggi del social, tende a scartare i profili che contengono questo tipo di attività. Spero di riuscirmi a spiegare in qualche modo, perché non è un concetto proprio semplicissimo. Quindi il mio consiglio è di farvi commentare, e soprattutto commentate anche a me sotto le mie foto, ragazzi, con più di 5 parole. Quindi interessatevi di più ai post, commentate le location, gli outfit, la persona, descrivete le vostre giornate, non lo so, davvero ci sono tante 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 cose da dire, tante cose da condividere, quindi vi invito a fare questo, sia sui vostri profili, sia sui miei profili, e così i commenti diventano in qualche modo veri. So che è una cosa che può sembrarvi strana, ma purtroppo Instagram è così, ripeto, con l'algoritmo che abbiamo al momento, questo è. Quindi io non so neanche quanti trucchetti vi ho dato in questo video, probabilmente saranno una decina ma anche di più, spero tanto possano esservi utili quanto sono stati utili a me e quanto lo sono tuttora, perché io lavorando anche su Instagram, lo sapete, è fondamentale sapere qualche trucchetto in più, faccio un pochino furbe. Mi raccomando, se avete qualche trucchetto da proporre a me, alla community, scrivetelo qua sotto nei commenti, perché siamo tutti super 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 curiosi, e voglio sapere da voi invece se vi ho fatto scoprire qualcosa di nuovo, se l'avete utilizzato, come vi siete trovati, se vi ha migliorato o peggiorato, perché no, l'utilizzo di Instagram. Detto ciò, io vi mando un grosso bacione, vi aspetto al prossimo video, mi raccomando, ciao!